Ciao raga, ciao a tutti. Ditemi se mi vedete, mi sentite. Ciao Antonio, ciao John. Sono al bar, molto figo il tuo nickname. Ciao Marco. Poi Marco, se vuoi partecipare anche tu, mandami la richiesta. Ciao Big Game, che è nella stanza di là. Ciao Mickey Mountain. Allora, mo aspettiamo che Stefano di Freewheed. Ciao Scree! Ciao! Che emozione che c'è Cristina! Aspettiamo che Stefano di Freewheed si connetta, così lo chiamiamo. Ecco, è arrivato anche il progetto Freewheed. Facciamo un saluto a Marco e poi chiamiamo Stefano. Vediamo se ci risponde. Magari no, magari sta lavorando. Dov'è il cannonato? Niente, fallita così. Vediamo se ci risponde Freewheed. A parte che non so poi se si può rispondere alle domande, se siamo in... Penso di sì, però. Si sta connettendo, forse. Oh! Ciao, mi senti? Ciao a Sì, mi tutti, a chi senti? segue, ciao. Mi Raga, però sento. senza filtro. Ciao, raga. No, io lo rimetto il Ciao. filtro. Mi senti di merda? No, ti sento, magari in ritardo arriva, Allora, ma ti sento. vediamo. Allora, sei pronto a iniziare a rispondere alle domande? Ti ho detto che te le avrei mandate, invece non te le ho mandate. Infatti, ma meglio così, almeno le scopriamo in diretta, che è più divertente, dai. Allora, partiamo subito con una che dice: come mai il movimento dei radicali non ha sottoscritto il manifesto? Io non lo so, forse lo sai Subito meglio di me. domande. No, allora, guarda, praticamente non è che non hanno sottoscritto. In realtà, i radicali. Intanto, vabbè, molti magari non sapranno, ma sono divisi comunque in sotto. Magari che ha votato più Europa e che andrà con più Europa. E un'altra parte che diciamo rimane un po' più indipendente sul territorio. Questa Ok. parte più indipendente, in realtà con varie associazioni territoriali, ha già sottoscritto, tipo Radicali Sardegna, per esempio, e ci supportano anche sul territorio. Mentre magari il partito nazionale è ecco, un po' più Ah, le ecco. sue, diciamo così, come Ok, tanti quindi altri, almeno come chi l'ha chiesto tanti se... Allora, ma vediamo cosa succede. Allora, questa domanda, vediamo, la vedi? Quanta percentuale c'è secondo te che entro 5 anni venga legalizzata? Allora, beh, 5 anni. Guarda, allora, teoricamente 5 anni potrebbe anche essere alta la percentuale, solo se si riesce obiettivamente a diminuire la parte proibizionista al potere, ecco, perché c'è questa Lega che cavalca questa onda immotivata, perché anche i suoi elettori sono contrari, tra virgolette, a questo Infatti. proibizionismo. Anzi, molti, però loro cavalcano questa cosa, quindi bisogna riuscire a togliere questa voglia di proibizionismo che non si sa perché, farli parlare su questo tema, perché finché loro dicono Ma proibiamo, proibiamo. secondo te con l'incontro che si andrà a fare al ministero, cioè si riuscirà un po' comunque a superare Sì, questa io spero cosa? che. Sì, spero che almeno al Ministero si riesca a far prendere posizione alle istituzioni, ok, su questo. Per esempio, a livello parlamentare, comunque si può discutere la situazione di legalizzazione, anche se ipotizziamo una parte è contraria del governo attuale o futuro, però il Parlamento deve prendersi in carico questa cosa come una necessità, non come un tema che si prende ogni tanto. Esatto. Chiediamo che venga proprio inserito sempre, fino a quando non si riesce a trovare una soluzione. E secondo me l'incontro Ma sarà anche perché importante proprio sei su tu che questo.
tu che sicuramente sai questo dato meglio di me, quanti sono all'effettivo i consumatori di cannabis in Italia abituali? Ma guarda, allora, diciamo che di consumatori proprio che, cioè, che la usano, ok? Occasionalmente ormai siamo vicini ai 7-8 milioni. Poi chiaro, da lì bisogna distinguere, magari per dire i 2 milioni, diciamo, o il milione che comunque settimanalmente la usa, e quelli che magari, 4 milioni, 5 milioni, che magari la usa una volta al mese, eccetera. Poi c'è anche una piccola nicchia che comunque la usa a prescindere come hobby, ma anche proprio come stile di vita, ecco, e non è nocivo per niente. Certo. L'esempio americano, ecco, questo è bello, perché non nuoce a niente, anzi, porta avanti un bello stile di vita, bello salutare, tranquillo. Anzi, perché anche molti, dei mercati, no? Certo, poi molti non fumano soltanto, esatto, c'è la vaporizzazione, c'è ingestione, c'è tanti modi. Esatto. Quindi, no, si sta sviluppando molto, questo è bello, è importante. E secondo me proprio per questo motivo, questa diffusione di utilizzi, c'è tanta gente che la usa. E magari anche persone che, tra virgolette, non potrebbero dirlo o non possono proprio dirlo, per cui magari lavori di precisione, che poi se lo ammetti questo uso, anche occasionale, verresti punito. Ecco, in Italia c'è molta repressione, quindi si sta zitti, per questo che sembriamo anche pochi a volte, ma siamo davvero tanti. Sì, poi ci sono i poliziotti fine turno, vanno a bersi la birra e quello va bene, quindi... è chiaro, ovvio. Poi, no, del nostro paese. Chiaro. Tornando alle domande, dicono che sembriamo in diretta nel TG5 da New York nel 98, in effetti siamo con dei wifi che chissà. Sì, siamo allora, un po' così, però l'importante è che si senta, dai, poi ci organizzeremo a fare dirette bene. Allora, chiedono se è rivolto, vediamo se la leggi, è rivolto solo ad aziende e associazioni il manifesto? Beh, ovviamente no, però diciamo che per aderire come promotori e come sottoscrittori si può essere chiunque, ok? Però per portarlo avanti a livello locale, oltre ad essere attivisti, chiaro, se uno ha un'azienda o un'associazione, diamo la possibilità di inserire il logo, ecco, tutto qui, di diventare proprio promotori. Ma diciamo la spinta arriva anche dal singolo, anzi, molti singoli che si attivano proprio in modo indipendente. Impegnandosi, chiaro. Anzi, secondo e me tra poi... Tra l'altro, infatti hanno ancora problemi sul sito con la condivisione. Stiamo verificando anche quello, ma comunque nel caso adesso attiveremo anche proprio una mail, così se metti che non funziona, uno manda direttamente il nome alla mail con la mail, automaticamente la inseriremo noi. Anche perché poi ovviamente più si diffonde, più magari ci sono firme non giuste, scritte in modo... scritto. Ok, qua mi chiedono quante firme servono per presentare la mozione. Allora, teoricamente l'Italia purtroppo funziona che più si è, più un tema viene, come si può dire, affrontato dalla media, dal pubblico grande, ok? Altrimenti si dice... di diffondere che c'è una strada, ok? C'è una strada, quindi c'è una possibilità e bisogna sfruttarla. Quindi secondo me non è che c'è un numero minimo. Diciamo che è ovvio, a nostro avviso, arrivati alle 50-60.000 è più complicato non dare ascolto ai cittadini. Finché si è sui 5-6.000 magari si considera come una petizione qualsiasi, ecco. Ma comunque noi la presenteremo, raga, come hai già detto. Esatto, firmate con i... ma noi la presentiamo comunque, quindi anche se rimaniamo 10.000, 11.000, quelle che sono, noi andiamo perché crediamo che sia un diritto anche se è di una minoranza, anzi, anche se fosse di una minoranza, proprio per questo motivo vanno tutelate, perché non è giusto favorire le narcomafie a dispetto di una minoranza che viene arrestata. Vorremmo prendere come esempio il sistema spagnolo?
Io vorrei tutto il sistema spagnolo, sarebbe bello, certo. Diciamo che abbiamo inserito la situazione associativa, ok? Quindi i famosi Cannabis Social Club, come opzione all'interno della legge che andremo a proporre e che si vuole sviluppare. Ma questo per il semplice fatto che crediamo e vogliamo focalizzare l'attenzione sul punto autoproduzione, quindi collettività, quindi singolo che autoproduce e Certo. associazioni che autoproducono. Chiaramente questo non implica, come il sistema spagnolo, che non ci sarà un mercato regolato, cioè noi vogliamo tutte e tre le opzioni. Quindi sì, ci sarà anche un sistema spagnolo con i social club, che però ovviamente, essendo già scritto in una legge, noi vorremmo che fosse appunto un'attività tranquilla, quindi senza nessun rischio per loro, con tutto regolato, tutto tranquillo, senza zone oscure, per non mettere a repentaglio quello che fanno le associazioni sociali, perché avrebbero un ruolo sociale, mentre il ruolo commerciale lo diciamo, lo affidiamo di più alla classica azienda nel libero mercato. Quindi noi ci Certo. teniamo molto a queste associazioni, anche perché noi stessi siamo un'associazione di formazione, ne conosciamo tante altre. E soprattutto perché appunto va al di là del commercio, l'aggregazione che c'è in un'associazione, proprio a livello di godimento della cosa, anche a livello Assolutamente sì, educativo. convengo. Certo, quindi è molto più bello, è proprio come Assolutamente sì. si diffonde, esatto, va oltre il rapporto compro e basta e la uso, cioè c'è un'educazione, un confronto, una crescita, è molto bello. Infatti invito ad andare in Spagna, chi può. Assolutamente andate da tipo di... Gibua a trovare Mick e tutti i ragazzi italiani che stanno facendo la differenza anche lì. Quindi, raga, che chiedono che permessi serviranno per coltivare 5 piante in casa? Nessuno. Ecco, nessuno. Quello che vogliamo rispetto a tutte le leggi fino ad oggi presentate è cercare di togliere questa comunicazione iniziale. Cioè, ok, che non vogliamo spaventare nessuno, nel senso lo sappiamo che comunque nell'ambito in cui se la legge fosse già approvata, anche comunicarlo alla forza dell'ordine non c'è problema, tanto è legale, ok? Però poi magari quella legge tante volte si può togliere con i governi successivi. E la schedatura delle persone rimarrebbe. Questa è una cosa che si è discusso tanto tempo fa, quando si proponeva questo. Ecco, noi vorremmo che per un minimo uno lo può fare, punto. Poi al massimo è la forza dell'ordine che controllando conteggia il numero nell'ambito di un controllo successivo autorizzato. Certo. Però tu non devi dire niente. Invece noi vogliamo applicare il fatto che questa comunicazione potrebbe essere utile. Per chi magari ha un permesso medico, allora fa una comunicazione e aumenta il numero minimo. Oppure chi vuole fare uno scopo di ricerca, chi vuole avviare un social club. Allora lì magari è giusto che, visto che la coltivazione è più alta, avvisi. Però noi ricordiamo, è un Certo. avviso, non è un'autorizzazione, cioè è un avviso, quindi una comunicazione senza risposta. Ecco, questo è importante. Però senza minimi, cioè noi vogliamo che il cittadino non debba farlo per un minimo, come per il rosmarino, in due parole. Esatto, la buona Chiaramente. teoria sarebbe questa, no? Eh sì, almeno per un minimo, per il poco personale, quindi 5 piante in questo caso, ma si può ragionare anche sui metri quadrati o sull'occupazione del suolo, ecco, sono tante variabili, però bisogna dare un minimo. Qua vediamo, questa domanda non la riuscivo neanche a leggere tutta. Le proposte le lascerete modificare in qualche modo pur di vederne applicare qualcuna oppure no? È la classica domanda che giustamente valuta poi l'iter politico di una proposta di legge, di un lavoro. Quando qualunque cosa, tipo quella che sta sviluppando Mantero, che noi speriamo di inserirci dentro con le nostre regole aggiuntive, verrà proposta al Parlamento, poi normalmente nel corso viene modificata quasi sempre con gli emendamenti. Ma accettare o meno gli emendamenti purtroppo vanno letti, quindi ti devo dire onestamente, Certo. bisognerebbe vedere di volta in volta. Di sicuro le basi non possono essere modificate, cioè non è che uno parte con la proposta di libertà e poi accetta che non ci sia per esempio l'autoproduzione o non ci sia il mercato, che non ha Certo. senso. Quindi le basi Anche se a devono quel punto rimanere. non sarebbe una liberalizzazione, quindi Esatto, sarebbe anche minima, perché quindi. sono gli stessi giochini che hanno provato a fare con l'intergruppo, magari mettendo, togliendo, poi anche il cittadino non sa più bene cosa si va a votare, cosa votano, e quindi anche la legge stessa, per esempio, come quella sulla canapa industriale, ha dei piccoli buchi che in 2 secondi si potrebbero sistemare, ma alla fine non vogliono perché? Perché ormai l'hanno già elaborata. Ecco, noi vogliamo evitare questo. Assolutamente. Se passa, deve essere già bella, bella, bella intelligente, bella fatta bene, bella completa.
Io stavo leggendo nei commenti qui che arrivano in diretta una persona che scrive: belle idee, ma materialmente come facciamo? Come facciamo? Lo stiamo facendo, è stato scritto un manifesto, lo potete trovare nella mia bio, sulla pagina di FreeWeed, sul sito del manifesto per la cannabis libera. Sottoscriverlo e condividerlo il più possibile è il modo migliore per riuscire a fare materialmente qualcosa, perché ci sarà un incontro a breve al Ministero di Grazia e Giustizia, dove si spera di andare appunto a discutere queste idee in una maniera concreta, no? Stefano, correggimi se sbaglio. No, anche perché, tra virgolette, comunque una proposta di legge arriverebbe poi alle segreterie, alle commissioni che valuterebbero. Quindi semplicemente andiamo direttamente alle istituzioni, così da non dover appunto appoggiarci ai partiti parlamentari, ma non perché non vogliamo l'aiuto dai partiti, ma semplicemente perché la richiesta almeno arriva direttamente alle istituzioni, dai cittadini, senza intermediari. A quante firme siamo? Qua scrivono dell'uso, vai che sopra un altro ragazzo scrive. Siamo a un buon punto, cioè andiamo avanti, però insomma sono va bene, no, per il momento. Beh, qua chiedono l'uso legalizzato a scopo ricreativo, quindi con THC, cosa ne pensate? Noi vogliamo liberalizzare tutta la pianta senza limiti di THC o cannabinoidi, quindi è proprio questo il punto, non vogliamo limiti di questo tipo, anzi il limite, se ci deve essere, deve essere consentito scriverlo, nel senso che basterebbe scrivere: questo prodotto contiene tot cannabinoidi, con un'analisi tranquilla, quindi non c'è, anche perché la scienza, cioè noi ci appoggiamo alla scienza in questo caso, la scienza parla del THC come una sostanza chiaramente non tossica, e eventualmente la combustione della canna che potrebbe creare danno polmonare, ma potrebbe la combustione, cioè è comunque una situazione che è ora di affrontare con una regolamentazione, non solo dire no, non farlo, ecco. Certo. A parte di dare il luogo pubblico, questa è una bella domanda, perché stiamo ancora valutando questa situazione. Allora, cosa significa che non si può vietare, che non si può fumare in luogo pubblico? Significa che, così come è scritta, è generale, poi andrebbe applicata alla realtà, e la realtà sarebbe, ad esempio, che per luogo pubblico non si andrebbe a intendere la strada o il parchetto deserto, ma il punto in cui è condiviso, dove ci sono altre persone, magari, non so, la fermata bambini. dell'autobus, la scuola, Sì, la fermata, l'autobus. Quindi poi andremo a vedere questo. E anche il fatto che non si può fumare, attenzione, non implica che non si potrebbe consumare, perché, come abbiamo detto prima, quindi potresti, per esempio, usare il tuo biscottino al THC, potresti fare la tua vaporizzata della penna, e cioè, semplicemente magari sarebbe la canna, che uno dice: ma perché penalizzarla? Sì, per il fatto che emana un fumo, tra virgolette, Ma anche fastidioso solo la per sigaretta, comunque, che potrebbe dar fastidio a qualcun altro. Ma poi, altre raga, posso persone. dire una cosa? Ma a me basta che mi fate fumare, cioè generalmente a casa mia, senza che mi rompono il cazzo, non ho bisogno di andare in piazza a farmi i cannoni in Duomo. Cioè, Anche perché in quel caso si chiede semplicemente un permesso per fare una manifestazione, si fa una bella festa tutti insieme. comunque. In quel caso il Esatto. ruolo Cioè, io è prendo la privato. pillolora, ma ve la faccio vedere, non vi prendo per il culo, fumo con questo. In giro, dov'è? Con la pennetta, questa. Con questa fumi in piazza e non c'hai i problemi. E fai bene, anche perché anche adesso, tra l'altro, è una rottura di coglione, è sgamo. E invece con quello è più tranquillo, eh sì. Quello ti fa il 98% di THC. È anche meglio per quello. Vediamo un'altra domanda, poi magari tanto la live la salviamo, poi ne faremo sicuramente altre. Quanto siamo fiduciosi? Quanto siamo fiduciosi? Tanto! Quanto sono fiducioso? Beh, in realtà sì, no, ma no, tanto, ma per il fatto che Scusate, ma Stefano ci sta. stanno impegnando, mi sposto perché si sente male, mi sposto.
Tante realtà stanno, come dire, attivandosi su questo pur avendo già fatto mille altre raccolte firme, altre situazioni, perché secondo tutti è necessario davvero allinearsi ai paesi, per esempio, europei che stanno muovendosi sul piano medico, ai paesi internazionali che stanno muovendo sul piano ludico, sulle libertà civili, libertà sociali. Ormai in Italia, di fatto, basterebbe semplicemente la legge, perché poi tutti ci fanno credere che il problema è che non si è pronti, che i cittadini magari non sono pronti, ma in realtà, a parte una piccola minoranza anche in quel caso di persone che proprio non la vogliono legale, ma non la cambierebbero idea comunque, che esiste anche in America. Ma ci sono anche terrapiattisti, raga. Cioè. Bravissima, esatto, volevo arrivare lì. Comunque non è che si può convincere tutti, cioè, il fatto è che la società è pronta e quindi anche il tessuto territoriale, quindi sia anche in realtà che non c'entrano con la cannabis, cittadini che magari non la usano, genitori, persone, pazienti. Ecco, per questo siamo molto fiduciosi, perché il tessuto sociale è molto sviluppato rispetto agli anni precedenti, dove magari era ancora diviso in nicchie o comunque tutti poco convinti di queste cose. Invece anche il fatto, per esempio, del Canada, che è arrivato deciso così, gli Stati Uniti, la Spagna, queste cose un po' ti deprimono perché vedi che il tuo paese rimane indietro, però un po' ti fanno anche andare avanti e dicono ok, ma noi ci siamo, possiamo, quindi si può. E ora stiamo studiando questo modo, sperando, ripeto, perché solo con la pressione si può arrivare. Sì, perché l'ultimo incontro che abbiamo avuto col Ministero, questo lo dico perché molti magari non hanno letto il resoconto, perché abbiamo già avuto un incontro col Ministero l'anno scorso, mentre ancora si stava ragionando su che cosa fare per appunto fare pressione sociale su questo tema. Lo stesso Ministero ci ha, tra virgolette, consigliato, e questo è scritto chiaramente nel report e quindi l'abbiamo anche già diffuso, ci ha consigliato di creare un coinvolgimento sociale maggiore, che da un punto di vista è offensivo, perché insomma dovrebbe essere l'istituzione a fare una cosa, è vero, però dall'altro punto di vista è giusto, perché insomma bisogna anche cominciare a essere tanti a chiederlo e a metterlo nell'agenda politica delle persone, a chiedere questa manovra a prescindere da che cosa poi si andrà a fare in altre cose. Bisognerà dichiararsi possessori di piante e fumatori alle istituzioni, oddio, ma no. Allora, come detto, ci sono tante proposte che spingevano a dire dichiarate che cosa fate e poi lo potete fare automaticamente. Può essere che questa cosa rimanga, noi speriamo di no, perché come detto, uno nel suo personale dovrebbe poter fare tutto senza, tra virgolette, nemmeno dirlo ad altri, finché non fa danno, e l'uso personale di cannabis non fa danni, non fa problemi, quindi non è un problema. Chiaro che, come detto, magari uno vuole aprire un'attività, uno vuole fare un'associazione, vuole avere una tutela maggiore come paziente, allora ci sarà l'opzione di comunicarlo, però anche qua si tratta, ripeto, di una comunicazione non soggetta a autorizzazione, significa che tu avvisi e fai, cioè implicitamente autorizzato, se è nel limite di legge. Noi speriamo che questa cosa non ci sia, però in tante cose che sono limite si usa fare così. Sinceramente non so bene perché, infatti anche esporremo anche questo al Ministero per vedere la loro posizione su questo. E comunque una cosa che io volevo ricordare, perché poi guarda, le domande adesso ne sparo un altro paio, ma sono quasi tutte sulle stesse tematiche, quindi il fumare in luoghi pubblici, sulla denuncia della pianta, eccetera. Io invece volevo ricordare o parlare un secondo del fatto che saranno insomma inserite molte più patologie per l'uso terapeutico. Che è una cosa molto importante. Quindi si spera insomma di arrivare effettivamente poi a seguire anche un po' il modello americano, perché dal momento in cui io per l'emicrania posso prendere 25 G a settimana, è chiaro che apri due mercati, il mercato del social club e il mercato del dispensario, che in quella cosa si potrà regolamentare in una maniera anche ottimale, andando a prendere il meglio e il peggio di quello che due paesi in grande via di sviluppo stanno facendo e hanno fatto prima di noi, no? Quindi questa è una cosa molto importante, perché poi quella roba lì. Certo, prende tutto, e questo è il bello, cioè rispetto alle proposte precedenti abbiamo proprio sviluppato una, no, perché poi è brutto dire una cosa completa, perché sembra uno fa il presuntuoso, però cerca di affrontare tutti i temi in una proposta sola, che se passa questa
si risolve, tra virgolette, la gran parte dei problemi. Per esempio, adesso c'è la legge a livello medico, ma come hai ricordato, appunto, non c'è la fornitura, non c'è la possibilità di scegliere quanto. L'Italia spende 700.000 euro ogni 6 mesi per comprare dall'Olanda il Betrocal da uno stato dove non è regolamentata la coltivazione della cannabis. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, è veramente il paradosso dei paradossi, no? Tra l'altro, nella proposta, nel manifesto, c'è scritto che i malati potranno coltivare più delle 5 piante, eccetera, eccetera. Quindi è veramente fatto. Anzi, vorremmo andare incontro anche all'esigenza a livello proprio del sistema sanitario, quindi magari anche incontri con i medici, formazione, e dare proprio la possibilità al medico di valutare insieme al paziente, in base a se può coltivare, se riesce o meno, di alzare la possibilità di coltivare senza appunto avere autorizzazione o dover comunicare a nessuno questa cosa. Perché un progetto come quello della Spagna non come quello dell'Olanda? Perché in Olanda teoricamente la legge è solo una tolleranza, quindi volendo si sveglia una persona domani mattina del governo e di nuovo fa arretrare tutto. È chiaro che viene da ridere, perché ci hanno provato, ma non lo chiuderanno mai i coffee shop. Ecco, però il punto qual è? È che andiamo a svelarlo, questo è ovvio, molti lo sanno del settore, però per esempio la coltivazione personale appunto in Olanda è tollerata, però non c'è un limite preciso, c'è chi dice 5, però magari anche con 6 non ti dicono nulla, così come anche con 10. E la fornitura dei... fanno la multa. Esatto, anche lì dipende, esatto, bravissima, la situazione nel luogo pubblico è esattamente come la nostra, nel manifesto. Teoricamente non si potrebbe, però anche lì, chi è che ti viene a dire qualcosa se sei sulla panchina tranquillo? Dipende dove sei e che cosa stai facendo, ok? Il problema però è che in Olanda i negozi che per gli, tra virgolette, stranieri come noi sono legalissimi, perché ovvio non ti arrestano, là sono semplicemente in un buchetto di legge, ok? Perché teoricamente non... 5 posso... chili al giorno, esatto. Tutta una serie di cose che... Sono tutte le cose strane. E loro no, è chiaro. Sulle forniture, esatto, non possono dichiarare quanto prendono, non si sa bene quanta IVA c'è, se si dichiara il fatturato su quanto, i contratti interni, le persone che comprano, se tornano, viene chiesta la carta d'identità per dire, però non viene registrato il numero, quindi uno volendo si ripresenta dopo 3 ore. Ci sono tante sfumature, la legge non è chiara, è una tolleranza che hanno creato, che per carità non andrebbe bene, però diciamo che se bisogna puntare a qualcosa di socialmente utile, economicamente utile, bisogna fare una legge completa e quindi legalizzare chiaramente, regolamentare e liberalizzare. Il manifesto è in alcuni punti anche molto più completo rispetto alla legge spagnola, perché comunque tu in Spagna quello che acquisti nel social lo devi consumare nel social, certo. Dove esci 5 grammi, sotto i 5 grammi foglio, sopra i 5 grammi vai al penale subito, cioè non è che ti compri, esatto, l'erba, te ne vai in spiaggia, ti fumi i bombolori, non funziona proprio così neanche lì, raga. Poi, ripeto, anche lì non ti dicono nulla perché vedono il turista, vedono, però da lì a dire come la legge davvero, magari uno a Barcellona fa in un modo, in un'altra parte della Spagna è diverso, certo. Quindi bisogna stare attenti anche a questo. Avere una legge sicura sarebbe avere condotte sicure, fattibili come queste, ed è molto importante anche il fatto appunto che noi affrontiamo la detenzione sia nel giorno dell'acquisto, sia nella possibilità di fare scorta, sia nel transito, che sono appunto situazioni che per esempio in Spagna il social club può coltivare, può distribuire, ma il momento in cui c'è il transito è pericoloso, perché dove la stai portando, chi è quest'erba, cos'è, chi sei, e tanti vengono anche fermati apposta, ecco, è questo il brutto. Noi vogliamo evitare questi problemi per chi poi, ovviamente ci sarà una parte che sarà contraria alla legalizzazione, non vogliamo che sfrutti queste cose per dare addosso a un passo avanti importantissimo. Vai, Ste, l'ultimissima domanda, poi faremo questa diretta settimanale fino, insomma, all'andata al Ministero. Certo, lunedì sentiamo il Ministero, quindi sapremo il giorno. Lunedì sapremo bene quando è andata. Bella domanda, che adesso. La sentenza del 30 potrebbe distruggere le aspettative che abbiamo su questa proposta di legge? No. No, perché... E intanto la legge sulla quale c'è la sentenza al 30 è la 242 del 2016, quindi teoricamente è una legge diversa, cioè brutto da dire perché comunque è sempre cannabis, però è una legge che regolamenta di cannabis sativa, esatto,
una parte del settore, una parte del tutto. Prendere o meno che venga bloccato questa parte, noi puntiamo a regolamentare tutto. È chiaro che capisco il senso della domanda, cioè se arriva una batosta su questa cosa, vi demotivate sul resto. Ecco, magari questo sì, ma però in sinceramente... Sull'infiorescenza. Esatto, ma poi io sono convinto che la sentenza sarà parecchio favorevole a chi comunque già fa questo settore, fa questo mercato di cannabis light, perché, tra virgolette, non si chiede nient'altro che se si può fare quello che stanno già facendo e che altre sentenze hanno già detto che si può fare. E che, tra parentesi, si dice che la legge non permette, però in realtà non lo nega neanche. Quindi, esatto, quindi di fatto... è uno stato di diritto per il quale se qualcosa non è accettato in Costituzione tu lo puoi fare, punto. Certo, sarebbe complicato. Si possono vendere le talee ad alto contenuto di THC, certo, come piante ornamentali. Esatto, finché non è in fioritura, proprio perché si sfrutta il fatto che qualunque cosa in Italia è considerata illecita solo se contiene sopra lo 0,5 di THC. Quindi, e volendo, anche una pianta fiorita senza THC, irregolare, non cartellinata, non è penalmente rilevante alla fine delle analisi. All'inizio, tra sequestro... Cartellinata, ma... spieghiamolo, esatto, e poi ci salutiamo, vuol dire che non rientra nelle 62 qualità consentite dall'Europa, esatto, di canapa. Di canapa industriale. Si è considerata d'uso industriale, che poi anche qua era selezionata per le fibre, per il contenuto e il valore della potenza della fibra. Tutto qui. Non per i principi nei cannabinoidi. Adesso si sta lavorando per selezionare genetiche su principi di cannabinoidi, che però purtroppo non sono coltivabili in Italia. Come io ho fatto con la Charlotte Web l'anno scorso e 20.000 processi. Guarda che rotture. Esatto, però è quello. Cioè, certo. Anche certo, tutto il discorso ci sarebbe da fare sul CBD che isolato fitologicamente, ci sono due scuole di pensiero. Io personalmente sono della scuola di pensiero che se sì, uno più tre fa sì, quattro... dipende anche da chi, perché poi dipende da chi è il soggetto. Conosco persone che, per esempio, gli è venuta fame con dei principi attivi che non dovrebbe venire fame, quindi anche qua poi, capito, la combinazione è talmente varia la cannabis che dipende anche come... Ed è soggettivo anche la ricezione, esatto, di cannabinoide che... Come quando poi certo, con del THC abbastanza... Tanto, Certo, col THC diciamo sul 18-20 è difficile non ridere, ecco, questo è l'unico effetto che è sicuro, ecco, tutto qui. Poi per il resto è molto variabile, perché anche a livello curativo ci sono patologie che necessitano un THC più basso o più alto, quindi anche qui può entrare delle variabili di una canapa industriale o light molto utili, per esempio il vedrolite o il vedrolite, non so come si pronunci, però è una variabile che arriva forse all'1%, però di THC, però di CBD è un po' più alto, certo, e diciamo è già garantito farmaceuticamente, quindi anche lì ci prendono un po' in giro su tutto. Quindi ripeto, è complicato, tornando alla domanda, che la sentenza vada contro gli interessi della filiera industriale. Secondo me confermerà quello che c'è già adesso, poi vedremo, tanto lo scopriamo ormai fra poco. Allora, ultimissimissima cosa, data probabile nella quale si riuscirà ad andare dove si deve andare. Guarda, io spero che se riusciamo, adesso ci stanno proponendo il 17, perché comunque è un lunedì, 17 di giugno, loro vogliono un lunedì, quindi vediamo, adesso sentiamo sia te che tutti gli esponenti che devono venire, vediamo un attimo e poi lunedì comunichiamo al Ministero e vediamo un attimo com'è. Ma comunque lo vogliamo fare questo incontro, perché intanto ora vediamo come escono dall'Europea a livello nazionale e poi vediamo di ripartire con dei progetti, perché se il governo decide di stare al governo 4 anni, ci sono ancora 4 anni di legislatura e va affrontato questo tema, non si può semplicemente dire no, non esatto, esiste. Poi insomma ci sono degli esponenti favorevoli, quindi appunto è questo, che si mettano in gioco davvero, che smettano di fare altro, solo 2 o 3 persone, e si concentrino solo su questo al posto che fare 100 cose, farne una bene. Giusto, sono d'accordo. Ste, grazie mille. Grazie a te davvero. Ovviamente continuerò a chiedere la massima condivisione per la firma e noi faremo un'altra diretta a questo punto tra qualche per giorno. Con, intanto questa la salvo, così se la possono rivedere 24 ore. Ti do un bacio, grazie mille, grazie di tutto. Anche a te. Ciao, grazie mille, ciao. A presto, ciao, ciao. Raga, sono da sola.
Adesso vi saluto tutti, pure io. Grazie per i mille commenti che non riuscirò mai a leggere. E spero che sia stata utile. E, dopo questo incontro cosa accadrà? Noi andremo al Ministero di Grazia e Giustizia a incontrare il sottosegretario e il senatore Matteo Mantero, che è il firmatario del primo DDL riguardo appunto la liberalizzazione e legalizzazione della cannabis, e nel quale insomma sono stati aggiunti dei punti, come vi stavamo cercando di raccontare. Ciao Lisa, spero di venirti a trovare presto il negozio, poi vi dirò che negozio ha Lisa, andate a vederlo, ma forse si capisce già dal nickname Lisa Liz Giobbiose, andate a fare un giro. E nulla, cos'era quella pennetta con THC? Zio, è questa, ma cioè la pennetta la puoi comprare su The Secret Pot. Le ricariche ovviamente no. Speriamo che sì, il governo si svegli. Sì, no, ma passo a trovarti. Grande Marco, grazie mille anche a te. Anche Marco è una delle persone, insomma, che ha reso possibile tutto questo. Marco Canapese, Associazione Canapese. E nulla, raga, mi raccomando, ciao sugli AGR. Andate a firmare manifesto per la cannabis libera e domani votate bene. Un bacio, ciao.